Per una partita così importante ci sarebbe voluta una squadra al completo in piena efficienza, invece Catalani ha dovuto fare a meno di Droga, che è rimasto a casa con l'influenza, e di Kuscia, fa mezzo servizio per un risentimento alla schiena, oltre ad un mastino come Pagni, bloccato da una frattura. Sul parquet del Palermo, la squadra forse più in forma del campionato, la Genova parte con Petrucci, Bartoli, Genovese, Vico e Kuscia. Equilibrio in avvio fino al 9 pari, poi Palermo comincia a macinare ed acquistare un vantaggio da doppia cifra che porterà fino alla prima sirena. Secondo quarto sempre col padrone di casa che provano a scavare un solco da più 15, ma la Genova non molla, trascinata da Genovese e Del Debbio. A rientro in campo è di nuovo Kuscia che apre per il meno 5, poi un paio di palle perse permettono ai padroni di casa di andare in contropiede e riportarsi sul più 9. È un terzo quarto dominato dai siciliani che lo fanno loro con un parziale di 23-14. Inizia l'ultimo tempino con un passivo per la Genova di meno 16, roba da Mission Impossible alla Tom Cruise. Vico e compagni ci provano ma non riescono a scalfire la solidità degli avversari che macinano punti su punti fino ad aggiudicarsi l'incontro 95-77. Palermo coglie la sesta vittoria consecutiva e mantiene l'imbattibilità casalinga. Per Lucca invece una battuta d'arresto dopo la bellissima vittoria su Firenze. Adesso i ragazzi di coach Catalani sono attesi ad una settimana di super lavoro per prepararsi al meglio ad affrontare l'altra corazzata del campionato e ancora in trasferta, il basket golfo piombino.